Oggi contempliamo la gloria del Signore. Contempliamo la gloria del Figlio di Dio, sceso in questa terra d'amore per portare a tutti la sua grazia, la sua verità, la vita eterna. Gioisci, popolo santo di Dio. Oggi Gesù, vero uomo e vero Dio, venuto 75 anni fa in questa culla santa per irradiare luce e santità, per riportare tutto e tutti all'originalità del pensiero del Padre, nella sua infinita bontà, qui vuole radunare il suo popolo per l'eternità, il suo santo popolo e tutti coloro che vogliono essere in cammino per riconoscere la via, ripercorrerla e viverla. Tutti coloro che l'hanno smarrita, la via, seguono le tracce dei figli di questa madre chiesa, che qui hanno ritrovato la vita, l'eterna vita. Tutti coloro che vogliono seguire il profumo santo di Dio, seguano i raggi della vita del sole di Dio, per arrivare qui ed essere nella luce che irradia santità e amore. Come proclamato, in questa culla viva è l'essenza del Padre, totale è la sostanza del Figlio ed infinita l'azione dello Spirito Santo, che qui dona la vita, quella vita che tanti non riconoscono e non riescono né a comprendere né a gustare, quella vita che tanti hanno perso, avendo perso lo stimolo di vivere in pienezza. Qui Gesù è sceso per ridare slancio e stimolo al cuore di tanti, perché incontrando il battito della vita tutti possono essere un tutt'uno con Cristo Signore e viverlo per l'eternità, vincendo l'ansia, la depressione, lo sconforto, lo scoraggiamento che oggi più che mai attanaglia il cuore di tanti. Gesù disse: abbattete questo tempio ed in 3 giorni lo risanerò, lo ricostruirò. Quelle parole sono state incomprese nella pienezza. In questa terra lo Spirito Santo ha riedificato quel tempio, quel corpo. Ecco lo scorrere del tempo e la manifestazione della verità che solca il tempo e la storia. Ecco quei 3 giorni. All'alba del 3° millennio tutto si è compiuto. Il corpo di Cristo è stato ricostituito e risanato per opera dello Spirito Santo, qui sceso per riedificare ciò che altri hanno trafitto e distrutto. Il Tempio, corpo mistico di Cristo, uno e trino, è nuovamente vivo e manifesta nell'essenza del Padre, nella sostanza del Figlio e nell'efficacia dello Spirito Santo Dio, che purifica e santifica, risana e guarisce, vivifica e dona la vita. Ecco colui che è, che qui salva e redime. Ecco la bontà viva del Padre che in questa culla ha racchiuso il suo infinito e totale amore. E nelle sembianze del Figlio di Dio, un bimbo divino qui è sceso per ristabilire l'ordine e la santità, affinché la fanciullezza del bambino Gesù potesse donare nuovamente forza e coraggio, semplicità ed essenza, per far gustare l'amore puro ed essenziale, affinché tutti possano rivedersi nel bambino divino, qui nato per portare a compimento la volontà del Padre. È questo il Tempio vivo, il Tempio dove il Santo dei Santi è, affinché tutti siano nella pienezza, affinché ognuno creato a immagine e somiglianza di Dio qui possa ritornare a risplendere e manifestarsi come figlio del Figlio di Dio, per vincere l'oppressione di un mondo che sempre più si discosta dall'immagine divina. Tenete fisso lo sguardo sulla sua immagine, e nessuno potrà ingannarvi. Questo è ciò che il cielo
ha rivelato alla sua fanciulla, a Maria Giuseppina Norcia. Dice Gesù: ma allora perché il Padre mio ha donato quest'isola d'amore, se non per consentire a tutti di conoscere il mio vero volto? È qui che, guardando la mia immagine di bambino, fisso nel cuore degli uomini il mio volto, per farmi riconoscere quando troppo tardi scoprirebbero l'inganno. Siate frutti santi del bimbo divino, di quest'albero santo che dona la vita, che il Padre ha posto nella nuova Gerusalemme, come aveva promesso, come è scritto, per sfamare e guarire tutte le genti che qui, con fede e amore, accorreranno sempre più. Tramite voi tanti comprenderanno il mistero della vita, il mistero di colui che è vita, fonte essenziale di colui che è, perché si possa dire: a te, mio Signore, mi consacro per l'eternità, e potersi sentir rispondere: io sono ed io lo voglio. La nuova Gerusalemme è il compimento e l'espressione viva e totale del Padre, che qui ha inviato il suo Santo Spirito nel Tempio vivo che è Maria, eterna fanciulla, che ha saputo amare, vivere e fondersi con colui che è. Ecco il mistero dell'amore fatto carne. Ecco quell'amore puro e santo che ha donato la vita. Oggi lo Spirito Santo amore farà comprendere a tanti cuori l'itinerario che conduce all'eterna vita, affinché si possa comprendere questa dimora metafisica dove il regno è in atto. E chi vuol guardare, guardi. Chi vuole ascoltare, ascolti. Vedrete e ascolterete il cielo. Gioite, figli di Dio, perché oggi Gesù nuovamente scende dal cielo per camminare in mezzo a voi nell'unigenito Spirito che dona la vita. Venite e abbeveratevi dell'acqua della fonte della vita, che qui sgorga dal cuore del Padre, per dissetare tutti coloro che vogliono essere figli, che vogliono vivere da figli, consapevoli di essere figli di stirpe regale, lasciando ciò che è mondo per abbracciare l'amore, uno e trino. E piangete, voi tutti che ancora cercate acqua da un pozzo che non dà più acqua, che vi renderà sempre più arsi e aridi, nel cuore e nell'anima. Più ne chiederete, più ne cercherete, tanto più grande sarà la vostra arsura. Qui, nella piccola culla del bambino Gesù, vi è il pozzo della vita eterna, e basterà una goccia per dissetarvi per l'eternità. Venite voi tutti, che avete fame e sete dell'amore di Dio. Venite, mangiate e abbeveratevi da questo pozzo, dove l'acqua della fonte della vita vi attende. Venite, qui vi è l'unico cortile della Chiesa di Cristo dove l'acqua è pura e santa ed è pronta ad essere donata. Tanti sono gli angeli pronti a distribuirla. Il cielo è vivo, il cielo è pronto, il cielo è qui. Viviamo, vivete per essere uno per tutti e tutti per uno. Ecco la festa, ecco questo anniversario solenne che oggi celebriamo, 75esimo anniversario. Ecco il 7, numero indefinito e indefinibile, numero della pienezza dei doni di Dio, che unito al 5, come i compimenti di questo mistero e come le 5 piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, come la quinta piaga che fece sgorgare acqua e sangue, spirito e vita, da vita al 12, alle 12 colonne pure sante
che sono in questo tempio. I 12 figli di Dio, come 12 erano le tribù di Israele, come 12 erano i santi apostoli che, ricevuto lo Spirito Santo, hanno portato il mistero del Verbo divino per le vie di questo mondo, come 12 sono ora le stelle che coronano il capo di Maria, Madre Chiesa, Nuova Gerusalemme. Venite e vivete la festa. Venite e vivete questa Madre Chiesa che vuole riportare tutto e tutti all'originalità del pensiero del Padre, affinché tutti comprendano, ma soprattutto conoscano, nell'intimità e nella profondità, l'amore. L'amore. L'amore del Figlio di Dio, uno e trino. Così come Gesù disse alla sua fanciulla: Dio non ha bisogno né di dotti né di sapienti. Dio ha bisogno di anime e di cuori puri, santi, pronti, che nella semplicità si lasciano riempire e plasmare dallo Spirito che qui è vita. Così Maria ha vinto, così Maria è stata amata, e così voi, popolo santo di Dio, figli di Maria, Madre Chiesa, Nuova Gerusalemme, dovete essere amati e conosciuti. Siate amore nella totalità. Siate leali e sinceri, veritieri e forti nella fede, obbedienti, umili e puri nella totalità. Questa è la diversità degli ultimi chiamati, dei veri consacrati e dei veri ministri di Dio, che vogliono rinascere dall'alto, che vogliono far morire il proprio io per rinascere in colui che è, lasciando l'uomo vecchio e risorgere in Cristo e in Maria, che non parlano e non agiscono, rendendo tutto inappropriato e incomprensibile, ma parlano e agiscono perché hanno conosciuto, udito e visto l'amore. Testimoni dell'unica verità che è Cristo Signore, qui sceso affinché tanti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, in Cristo e in Maria. E così sia.